dire, Pietro, no, che secondo me Marco Re ha poco tempo per fare l'imitazione di Zingaretti, i cui giorni sono contati. Addirittura. Perché adesso Morani, io non voglio metterne nulla in bocca, però delicatamente ha fatto capire che non è molto soddisfatta della guida del suo partito. Siccome non mi sembra la sola, la Morani, e siccome mi sembra che i critici non abbiano proprio tutti i torti, se proprio dobbiamo dirlo, io non posso credere che il destino del PD sia finire a ruota di Conte. Cioè, già lo è stato per tutta l'esperienza di governo, già anziché intestarsi Draghi se l'è fatto imporre, perché hanno difeso Conte come i giapponesi sull'isola. E come lo vedresti il PD? Scusa, lo vedresti più di sinistra, riprendendo dentro uno come Bersani, facendo, no, invece lo vedresti più centrista. Non posso dire come deve essere il PD. A me piacerebbe una forza progressista, moderna. Io vedo già a sinistra i 5 Stelle che coprono in maniera bastevole per i miei gusti. A me piacerebbe un partito. Allora, il tema di Conte, secondo me, è un tema, Morani, perché questa cosa che è successa adesso, senza attaccarsi ai sondaggi, perché Di Stefano giustamente dice, insomma, non bisogna guardarli tutti, però certo è un dato molto interessante come trend, intendo. Cioè, se il solo arrivo di Conte fa prendere un più 6,2 5 Stelle e toglie un più meno 3 al Partito Democratico, vuol dire che forse quella famosa frase che è rimasto un po' impiccato il PD, Conte punto di riferimento dei progressisti, con un Conte che sceglie di essere invece di una parte, e insomma il PD rimane un po' spiazzato oggettivamente, io credo. Ma lo credo anch'io, perché nel momento in cui Conte diventa leader del Movimento 5 Stelle in una ottica di legge proporzionale, come peraltro si sta discutendo in Parlamento, diventa legittimamente un competitor del Partito Democratico, per cui aver costruito, diciamo, la proposta politica del Partito Democratico attorno all'alleanza con il Movimento 5 Stelle, confederatore Giuseppe Conte, ora cambia le carte in tavola, ma è una, come dire, una cosa che inerisce profondamente all'identità e alla proposta politica del mio partito, per cui io credo che questo noi dovremmo fare in questo momento, anche perché io vorrei capire quali sono, diciamo, le nostre proposte politiche rispetto al mondo che cambia, e noi non possiamo pensare di rimanere immobili. Se non lo sa lei, figurarsi gli elettori. I contenuti, devo andare in pubblicità, voglio